Amici di Planet TV, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Noi siamo a Pratolino. E dove? Laura Toccafondi. No, dov'è Pratolino? In Dollè, si va a Firenze. Da Firenze si prende la via Bolognese, si sale e si arriva a Pratolino. Pratolino c'è? C'è uno dei locali più famosi, più conosciuti a Firenze, perché siamo comunque a Firenze. E ha fatto la storia questo posto, adesso è diventato addirittura imperiale. C'è Luca Sernesi, che è il boss dei boss della movida di Firenze. Insomma, è un pacchetto perfetto per dire che questa sarà una serata, una puntata perfetta. Allora, siamo alla Villa Vecchia. È uno scherzo perfetto. Siamo alla Villa Vecchia Imperiale, siamo a Pratolino. Questa sera questo ristorante, che poi è anche discoteca, si trasforma per l'occasione in una serata, in un salone delle feste, perché il salone delle feste stasera ci sarà il Tuscany Fashion Model, sia maschile che femminile, e poi c'è la discoteca e tutto il resto. A presentare la serata sarà la bravissima Giovannina Locascio, che è una che... È Laura Toccafondi, la bravissima Laura Toccafondi presenterà la serata. Andiamo, cominciamo, viviamola, Planet TV.
vecchio che quando si vinse la settimana bianca per andare in due, mi disse: io per risparmiare vado da solo, e mi lasciò a casa. Ma dopo due giorni mi amò dalla montagna, mi disse: certo, se avevo portato anche te e ci si divertiva un poedino, perché io qui sono solo e nevica, fa freddo, sono sotto zero e sto male. Gli disse: senti bellino, io qui e sono sotto uno e sto un bene. Poi non contratti altri di uomini, ma è un c'è tempo. Massimo reggeva in minimo, Arturo l'era duro ma solo di un pretorio, Orazio un vero strazio, Aiace troppo veloce, Raimondo non arrivava in fondo, Oronzo, no via, non voglio far rime facili, perché se no, e poi ragazzi, io mi sono messa a testa di fare il calendario. Bravo! Ma l'idea non è partita da me e me l'ha fatta venire mio marito quando mi ha detto: un giorno di esti ti piglio e t'appicci ai muro. Innanzitutto vorrei salutare Planet TV e specialmente un amico e gli facevo la frase: sulle mani Marco Bicciani! Eleganza, non poteva essere altro che lui ad accompagnare il nostro amico Luca Sernesi, che è l'uomo dell'eleganza per eccellenza. È il direttore della Villa Vecchia Imperiale, direttore che quando è entrato qua dentro, mi ricordo, aveva capelli, ora l'ha persi. Di solito porto il cappello. È Franky. Franky porta il cappello. Si chiama Franky. Franky. Noi siamo, loro sono molto generosi, noi siamo grandi amici. Cioè, è vero. Ciò non toglie che quando si viene su a Villa Vecchia si riscopre l'eleganza, si riscopre il benessere, certo. La pace, la tranquillità, un buon gusto, un ottimo mangiare, un buon bere e assolutamente divertimento. Eh sì, perché poi c'è anche la discoteca sotto. Direttore, i conti tornano? Stasera tanta gente, ho visto che... I conti, come al solito, non torna mai. La gente c'era però. La gente c'era, quello che conta. Quello che conta è la gente che stia bene, sì, spenda il giusto. Lamentele, direttore? Lamentele zero. Zero, a posto. Anche perché... Siamo il numero uno al mondo. Carlo Conti ha una casa qui vicino. Conti? I conti, la famiglia Conti, tornano. Ma no, non ci sono mai stati con Carlo Conti. I conti che una volta venivano qua a mangiare. I conti, Panariello, tornano. Ok, anche i conti quelli di una volta venivano qua a cavallo. Questa è la zona dei conti, ricordiamoci, conti, marchesi, senatori e quasi quindi voglia. Perché ci seguite, Franky? Questo non ho capito, però va bene, perché te segui? Io non conto niente, ero di passaggio. Va bene, Franky. Viva la Uno villa la giacca rossa, l'unico bello, bello. Rossa, dammi la mano. E viva la Villa Vecchia Imperiale, continuiamo. E viva Villa Vecchia, viva la suite, viva Luca. Tra poco. Luca Sernesi Group. Numero uno. Nostra per quanto riguarda il Tuscany Festival del prossimo anno. Quindi, e continuerà la storia insieme a voi agli stessi punteggi per Mister Italia. Adina, complimenti, visto tutto.
vero. Signori, buonasera, benvenuti, bentrovati, Villa Vecchia Imperiale, il sabato sera. Un ringraziamento speciale a Luca Sarnese e a tutto lo staff. Ci sono tutti, siamo pronti con le mani al cielo? Mister DJ Andrea Padi! Abbiamo trovato il famoso Luca Sarnese Group. Questo è il tuo cognome, no? Luca Sarnese. E Group che è il cognome, Luca Sarnese è il nome, so. Luca Sarnese è il nome, Group è il cognome. Group è il cognome. No, vabbè, stiamo scherzando. Naturalmente Luca Sarnese Group è un gruppo di locali. E siamo è uno di questi tre locali, anzi due, che poi sono tre perché uno si trasforma, diventa doppio, no? Uno è un duplefax. Un duplefax. Che da estivo diventa invernale, da invernale diventa estivo. Infatti abbiamo chiuso adesso la Winter Suite. Camaleontico, via. Un po'. Camaleontico, dai. Si è chiuso adesso la Winter Suite, chiusa il sabato scorso. Questo è il primo sabato che facciamo qui in villa. Abbiamo trasferito il sabato È subito pieno? Abbiamo, sì, ho avuto grande soddisfazione nella risposta del pubblico. Perché non è facile, insomma, chiudere un locale, dire da Firenze a Lungarno, ci trasferiamo a Pratolino. No. Non è... Però si è avuto un bel seguito. No, lo vedo, più che pieno non potevi fare. E qui siamo alla Villa Vecchia. La Villa Vecchia è sinonimo di mangiare la bistecca, i tortelli, perché siamo quasi nel Mugello. Stasera abbiamo mangiato ottima bistecca. Tutto il mese d'aprile, il sabato, saranno feste qui in villa, venerdì e sabato. Che te devi ricordare, io ricordo sempre che la Summer Suite nacque... Io l'ho pensata, una sera eravamo appoggiati al banco della suite in via Baracca e ti dissi: Marco, sto facendo questo progetto e non so neppure come chiamarlo. E tu mi dicesti: Summer Suite. E io dissi: è scritto. E feci una Summer Suite. Questa è la storia di come è nata la suite, la Summer. Dove ci saranno novità che tu ancora non sai, non credo ancora, te la dico adesso, che ancora non abbiamo avuto modo di parlare, perché tu ultimamente sei, non so, hai molti impegni, quindi sei stato assente, vero? Non so perché, so che stai avendo dei nuovi progetti a quale stai lavorando. E quest'anno alla Summer Suite nasce anche, sarà una parte di locale che chiuderemo, saranno due cose completamente diverse, però sempre nello stesso locale ci sarà una bellissima pizzeria. Dove sarà la pizza a metro, dove saranno l'antipasto e pizza a metro. Lui è l'uomo della notte e noi siamo qui alla Villa Vecchia a Pratolino, dove il successo è sempre così, cioè ogni volta che fa qualcosa questo uomo crea solo successi. Alla prossima, ciao!